Ciao a tutti, siamo arrivati all'ultimo video. Questo sarà estremamente corto perché voglio solo farvi vedere due piccole cosette. Le cartine su cellulare. Ma abbiamo visto nei giorni scorsi vari tipi di app che permettono tutto un insieme di potenzialità. C'è una soluzione che possiamo considerare un po' a metà tra il sistema cartaceo e il sistema di app completa ed è quello di avere delle cartine su cellulare. A questo punto queste cartine simulano la visura della cartina in qualche modo a cui siamo più abituati e in più però ci danno la posizione. Il costo è un costo similare a quello di una mappa in formato cartaceo. Da cosa mi ricordo, vanno 9, 10, 11, 12 euro, per cui più o meno sono i prezzi che costano le cartine su carta. Quali sono i vantaggi? Beh, il primo vantaggio è avere sempre dietro tutte le cartine. Quando andiamo a Cogne, ci portiamo la cartina da Cogne. Se però a metà strada cambiamo idea e andiamo a Valtournanche, la cartina dietro non ce l'abbiamo. In questo caso, avendole nello smartphone, le abbiamo sempre tutte dietro. Vediamo ad una scala più grande, cioè se, come nel mio caso, ormai arrivo ad una certa età, se non metto gli occhiali non riesce a leggere. Avendo lo smartphone, ingrandisce e riesce veramente a leggere. Terzo punto, forse più importante, che vedo la posizione in cui sono, per cui non solo la cartina, ma vedo anche rispetto alla cartina la posizione dove sono. Gli svantaggi quali sono? Ma lo svantaggio è quello in qualche modo di non avere una visione d'insieme. Nel senso che quando io ho una cartina e la apro completamente, non vedo solo il piccolo pezzo dove sono io, ma vedo tutto cosa c'è intorno a me, dall'altra parte della valle, in fondo alla vallata, anche molto lontano. Per questo motivo, questo qua è una parte un po' mancante in una cartina su cellulare. Come sempre, come si diceva prima, se uno dietro a tutte e due ha la soluzione migliore. Allora, vediamo un attimino. Allora, per scaricare queste cartine si va su lo store, si digita Avenza. Avenza, viene fuori Avenza Map e a questo punto questa è l'app che mi permette di vedere le cartine. Ok? Ok. E a questo punto la lancio. Apro la app e vedo le zone, per cui vado a individuare una zona di mio interesse. Lui mi fa vedere tutte le cartine che ci sono in quella zona. Allora io mi sono concentrato con quelle dell'escursionista che sono quelle più affidabili per la Val d'Aosta. In altre zone probabilmente ci sono altre cartine che meglio rispecchiano il territorio. Ora, questo è un esempio per cui di come vedo la cartina. Come potete vedere, la cartina alla scala che la sto vedendo, sulla cartina cartacea non riesco ad arrivare a questa dimensione, per cui è tutto molto molto più piccolo. Qua invece vedo nettamente più grande. Qua c'è due esempi, perché questa è una dimensione, in qualche modo, che è più o meno come vedo la cartina quando ce l'ho in mano, e questo invece come riesco ad ingrandire. Per cui se ho problemi che non vedo tanto bene sulla cartina, questa quota è difficile da vedere. Se io l'ingrandisco sullo smartphone, questa quota la leggo estremamente bene. Questa è un'altra zona, per cui anche in questo caso vediamo com'è un po' una cartina e come invece riusciamo a vederla più ingrandita. Cosa succede? Che quando io acquisto queste cartine, le compro col classico negozio, come qualsiasi sito online, e poi ce l'ho nelle mie mappe. Per cui nelle mie mappe, io clicco sulle mie mappe e vedrò tutte le cartine che ho acquistato. Quando clicco sulla singola cartina mi si apre questa e vedo i contenuti. Il sistema è estremamente semplice, non è che ci siano delle grosse
difficoltà ad usarlo, non ha nessuna funzionalità se non vedere la cartina e vedere la posizione dove sono, per cui è estremamente semplice. Un'altra cosa che è molto importante è se si usa il cellulare col GPS. Allora, personalmente lo consiglio anche se non si usa, perché al giorno d'oggi rimanere senza cellulare può essere un problema. Siamo abituati che rispondiamo sempre, se qualcuno non ci trova il cellulare, magari comincia a preoccuparsi. Per cui ci sono queste pile esterne, allora, ci sono più piccole e più grandi. Questa è una pila che tiene 5 cariche, per cui mi permette sicuramente di gestire il cellulare senza problema. Tenete presente che questo viene venduto per 5 cariche e ha veramente 5 cariche il primo mese che lo uso. Man mano che passa il tempo, la capacità delle batterie peggiora. Questo ormai ce l'avrò da boh, 4-5 anni, non mi ricordo più. Adesso mi tiene 2 cariche, non mi tiene più 5. Per cui se ne prendo uno che ha una sola carica, è probabile che dopo un paio d'anni non sia sufficiente. Il peso è minimo perché sono 150 grammi, per cui ci sta tranquillamente nello zaino, però ho la garanzia di non trovarmi col cellulare a zero. E poter sempre in qualche modo comunicare, e dall'altra parte, però, teniamo presente che spesso il cellulare ci può anche servire come pila, per cui se per qualche motivo sono in ritardo, che accendo il cellulare lo uso come pila, in quel caso le batterie si scaricano velocemente, questo mi aiuta a tenerlo. Con questo abbiamo finito questa serie. Allora, alcuni video ci sono venuti meglio, alcuni c'erano degli errori, alcuni l'audio era un pochettino basso, in alcuni casi era sfasato. Diciamo che nell'insieme spero di essere riuscito a dare alcune informazioni utili, probabilmente da alcune persone più informazioni, ad alcuni che già conoscono questi sistemi, magari qualche piccola informazione in più l'ha ricevuta. Gli strumenti devo dire che mi hanno fatto tribolare, perché in alcuni casi si riusciva bene, in alcuni casi non riuscivo a sincronizzare bene le cose, però alla fine in qualche modo siamo arrivati alla fine. Tutti i video rimangono disponibili su internet, uno sul canale di YouTube, per cui sul mio canale di YouTube ci saranno tutti i video, e poi li ho messi anche su una cartella di Drive, nel caso in cui qualcuno volesse scaricare un locale. Quindi in questo caso è possibile scaricare direttamente il video che interessa. Chi avesse qualche dubbio specifico può, se vuole, mandarmi un messaggio su Messenger a Sergio Enrico. E prima o dopo risponderò. Ok, ciao a tutti.